Di nuovo insieme per la nostra cucina, ma prima devo bere un bel bicchiere di acqua, così allora l'acqua... Ah, questo elimina la plastica. Daniele, questo bisognerebbe averlo tutti a casa, perché eliminiamo la plastica. Si sa che insomma è un problema oggi ambientale. Molto grosso. Allora, iniziamo subito a parlare della tua ricetta. Bene, allora stasera facciamo un qualcosa di abbastanza veloce. Io mi sono un po' avvantaggiato perché ho fatto... Sì, intanto passo da dietro, Ho fatto un battuto già di aglio e cipolla per poter, un po' di peperoncino per poter diciamo partire un po' più. Abbiamo da cuocere il pesce. Bene, allora stasera facciamo questi crostoni fatti con le seppie e la bietola, molto buoni, molto particolari, molto appetitosi. Crostoni con salsa, esatto. Seppi, ora andiamo a vedere in la inzimino, come si dice? Inzimino vuol dire con la bietola o con verdure. Allora, con io intanto vado a leggere gli ingredienti. Olio evo, ovvero extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, peperoncini, due cipolle dorate, un grappolo pomodorini ciliegini, 500 g di bietole lessate, 500 g di seppie e un bicchiere di vino bianco. Diciamo, per quattro persone. Facciamo conto che questo è una dose per quattro persone. Naturalmente noi andiamo a farne meno, sennò ci vorrebbe dei tempi, diciamo, un po' più lunghi. Senti, bene, quanto tempo ci vuole per fare questa ricetta? Circa un quarto d'ora. Circa un quarto d'ora, però può essere carino, si può fare o un primo o un antipasto, può usufruire come antipasto oppure come secondo. Diciamo può un piatto essere... abbastanza unico. Ah, bene. Quindi si potrebbe fare addirittura questo con parecchio pesce e un dolce per non appesantirsi più di tanto. Dipende un po' lo stile della casa, com'è. Se mangiate tanto oppure se va bene anche questo come unico piatto. Ecco, per me andrebbe benissimo. Bene, l'unico piatto. Te sei magrissima, te sei perfetta. Quindi. Ora però si mangia, l'importante è mangiare, mi raccomando, non fate tante diete, ora non è il momento, però neanche mangiare troppo, mangiare sano. Ecco, questo è un piatto sano, direi. Sì, io ho preso le seppie fresche, io amo adoperare sempre il pesce fresco, o se non siamo certi, migliore ancora è adoperare il pesce congelato, perché è più fresco a volte quello congelato che quello fresco. Se siamo indecisi, è meglio adoperare il congelato. O siamo certi di quello che compriamo, perché il congelato è il sistema di mantenimento. Io che sono ignorante, come faccio a essere l'importante, certa? L'importante è il decongelamento del pesce, cioè vale a dire, dobbiamo dargli dei gradi. Non è che si può arrivare a levare il pesce e metterlo dal freezer, a buttarlo sotto l'acqua. Gli dai uno shock e lo ammazzi nel senso a livello di sapore. Questo non solo il pesce, tutto. Esatto. Quindi tutte le cose vanno, a parte le verdure che possono andare dal congelatore direttamente in pentola, anche la carne conviene levarla dal congelatore e appoggiarla in frigo per portarla a un decongelamento, diciamo, abbastanza lento, per poi dopo cuocerla. Perché l'acqua calda, No, l'acqua calda. Io sbaglio sinceramente. Ma sbaglio tu, sono una frana in cucina. Allora, io tiro fuori questi petti di pollo surgelati, poi li infilo nell'acqua calda, non va bene? No, lo sapevo. Vabbè, quindi li devo lasciare fuori come faceva mia nonna? La mattina? Meglio sarebbe se addirittura levi, se vuoi farla oggi, levarla ieri dal freezer, l'hai appoggiata in frigo. Ah. Quindi gli dai un'escursione. Perfetto, qua va bene, comunque freezer al frigo. Allora, vedi, io sono andato tante cose ad indorare la cipolla bianca e un po' d'aglio. Sì. Bene, ho precedentemente tagliato le seppie, diciamo, alle stelline, in modo di che si cuociano abbastanza velocemente. E già questa per me è un'impresa, già pulirle e tagliarle. Ma sei un bravo pesciaiolo, se le fai preparare. Bravo, hai capito, ma io vengo a mangiare da te, faccio prima. Perfetto, ancora meglio, sì. Però, ecco, se dovessi tagliarle, comunque dico al nostro pescivendolo, o come l'hai chiamato? Pesciaiolo, okay. Pescivendolo. Bene, il nostro pesciaiolo, bene, gli dico di tagliarlo... Alle stelline, in modo che dopo sul crostino che verrà mangiato, diciamo, in una maniera
perché con la forchetta il crostino si mangia male, Stefano Agnoloni ci perdonerà, ma noi ci perdonerà e noi mangiamo questo crostone con le mani. Esatto. Allora, io sono andato ad insaporire, faccio insaporire queste cose. Ma tu che hai soffritto prima? Io ho soffritto la cipolla, l'aglio nell'olio Evo. Nell'olio. Sono un po' avvantaggiato perché sai benissimo la tilde che sono. Quanto tempo deve soffriggere? Perché devo essere... Allora, il soffritto deve sempre attaccarsi alla pentola. Cioè, quando comincia ad attaccarsi vuol dire che le parti organolettiche sono a posto, cioè nel senso cominciano a prendere forma, come si dice in genere. Bene. Io approfitto mentre attendiamo del saporimento. Volevo dire che il nostro negozio ha aperto questo Dehors meraviglioso fuori, questo posto per stare a sedere a mangiare. Vi invito a venire. Anche la merenda, giusto? Anche la merenda, sì, con la schiacciata che esce puntualmente a nastro, quindi sempre di continua schiacciata calda. Domenica pomeriggio siamo aperti, anche domenica mattina. Io vi invito a venire perché ho avuto grandi soddisfazioni. Tra l'altro, in questi giorni è venuta tanta gente, ho visto Tadà, e quindi per me è stato una grande soddisfazione, perché si va a creare quasi una famiglia. Esatto. No? E questo, se voi avete capito, io sono, mi definisco sempre un cuoco, ma è uno chef, perché io sono una persona molto, non vuol dire non saper far da mangiare. Però vedete, io cerco di fare tutte cose che poi si possono rifare, cioè è inutile andare con le pinzette a mettere delle cose che colleghi miei bravissimi, quindi che io conosco, chapeau, però io cerco sempre di farvi fare delle cose che poi siete in grado di poter, rifare, di poter fare riassaggiare ai vostri mariti e ai vostri figli. Ecco, nel tuo menù potresti aggiungere la ricetta Tadà solo per noi e per chi ci sta guardando. Poi faremo l'ultima puntata, faremo una ricetta Tadà, va esatto, bene? Esatto, esatto. Faremo un qualcosa che ci coronerà di questa bellissima esperienza che io ho fatto e che vi ringrazierò per sempre, perché effettivamente io mi sono trovato benissimo. Ora ho avuto l'onore di conoscere anche te ultimamente, però mi sono trovato bene con tutti, bene con Ivana, con Francesca, con tutto con lo staff, Diletta, con tutto lo staff di Letta. Sì, qua siamo una grande famiglia. Esatto, poi alla io fine... mi sono, guarda, non dico questo perché non ho nessun tipo di certo. Però ti dico che veramente ho notato che qui veramente c'è una grande famiglia. Io di questo esatto, ve ne sono grato. Allora, andiamo ad indorare questo, prendo un attimo, scusate, un po' di sale. Sale. Tra l'altro domenica è venuto Mauro e Ilaria a trovarmi. Oh. Che sono, sì, tra l'altro Mauro è un grande sportivo, un ex portiere del Prato, Ilaria la sua compagna, sono stati meravigliosi. Guarda, colgo l'occasione per salutarli e per dire, se volete tornare a trovarci... A me e la mia compagna ci ha fatto veramente molto piacere conoscervi. Ecco. Anche lì, vedi, noi stiamo mettendo un po', ricreiamo una famiglia. Certo, ovviamente. Allarghiamo gli orizzonti. Le persone poi hanno voglia di andare in dei posti dove si sentono in famiglia, anche perché esatto. Poi quando si mangia bene, si sta bene, si cerca sempre di tornare nello stesso posto. Poi la parola ristoratore... Cioè, il ristoratore ha un po' un compito, quello di far sentire le persone a suo agio, dandogli il meglio di quello certo. che riesce a fare. Allora. Allora, intanto che stai facendo? Sto insaporendo praticamente la seppia con l'aglio e la cipolla. Sì. L'aglio e la cipolla. Sì. Quindi è la cipolla, cipolla sempre bianca. Ok, un po' doratina è la cipolla. Esatto. Un altro po' di sale. Ecco, guardate dalla regia che stanno facendo questa inquadratura dall'alto. E poi volevo fare un altro saluto a Roberto e Mauro, a Roberto e Riccardo, scusate, che sono babbo e mamma di un mio carissimo amico che fa un lavoro fantastico, che è il pilota del 118 degli elicotteri. Che salva le vite. Persona veramente meravigliosa, e saluto anch'io. ed è un onore conoscervi. Allora, sono tante le persone, però tantissime vengono, persone. Sì, guarda, a me ha dato, anche se sono una persona molto conosciuta, però ha dato tanta visibilità, cioè nel senso
mi si è allargato molto gli orizzonti, ecco, diciamo. Bene, noi ci fa piacere, questa cosa ci fa molto piacere, allora, perché comunque anche chi ci segue poi vedono, no, i nostri chef e poi li seguono e vanno anche nei posti, poi ovviamente uno va dove si, certo, trova bene e ci ritorna, come dicevo prima, perché anche io sono un po' abitudinaria, se vado in un posto dove mi trovo bene e ti fanno sentire in famiglia, accolta, certo, allora ci ritorni, perché no? E diciamo che io sono sempre a disposizione, anche se c'è qualche ricetta che una persona mi vuole chiedere, io sono sempre a disposizione, mi potete chiamare in qualsiasi momento. Io sono sempre a disposizione. Stai attento perché io ora poi ti chiamerò. No, io, scusa, mi dici come si fa? Io metto il tuo nome, quindi bloccato. Senti, ma fai anche da sport a casa? Noi facciamo da sport, noi consegniamo, esatto. E poi la prossima volta, al momento che avremo, tra virgolette, firmato, vi dirò di un progetto. Prima non lo dire. Che stiamo facendo una cosa sociale, meravigliosa, con la cucina. E poi vi dirò però al momento che... E lì vi inviterò tutti, perché sarà bello avervi tutti. E ce lo dirai, questo ce lo dirai magari, allora, la prossima volta? Sì, eh? È un progetto interessante, veramente interessante, con ragazzi disabili, che lo stiamo studiando da diversi anni e forse siamo alla quadra della situazione. Sì, perché i progetti si pensano, poi dopo Poi ci sono tante cose da dover... Però poi è bello anche il percorso del progetto. È arrivata, scusa Ivana, vieni in cucina. Abbiamo la valletta. Ivana. No, è tornata la nostra Ivana che... Insieme per te sei un po' abbassata, come mai? Mi sono abbassata. Sì, perché sempre con quei tacchi, hai ragione. Allora, io vado a bagnare il vino bianco. Allora, sta preparando Stasera, questa è la tua scena. Di seppia e inzimino. Adoro. Va bene, Ivana? Adoro le seppie in inzimino. Che è lo zimino? L'inzimino è la verdura. Ah. Hai notato che la Giulia Santini non viene più? Hai notato? L'ho brontolata. L'ho brontolata. Ho detto, non t'azzardare più a venire il venerdì. Finito gli anni l'altro giorno, è diventata maggiorenne, hai visto? Ah, sì? Che, io non lo volevo dire. Ecco. Non l'ho voluto. È diventata maggiorenne, sì. Ha fatto la maggiore età. Ha fatto la maggiore età, sì. Quindi seppie... ora bagnate con il vino, lo facciamo evaporare bene. Ricordatevi, non avere mai furia con il vino, perché se rimane il sapore dell'alcol dentro non lo levi più. Cioè? Rimane. Cioè, se te ora io ci aggiungessi le altre pietanze, fino in fondo sentiresti il sapore dell'alcol. Allora, quindi cosa devo fare? Quindi va fatto evaporare molto bene. Il vino serve perché stacca anche tutti i prodotti che sono rimasti attaccati alla pentola. Quindi serve anche a questo scopo. Mancano 10 minuti. Senti. Io ti adoro. Io amo Ivana. Che devo fare? Ti devo fare i crostoni o ti lascio la salsa? Fagli tutto il piatto. Fai il piatto, dopo ovviamente ci penso io a mettere. Poi ci pensa, non ti preoccupare. Tu fai il piatto completo come deve essere, perché io poi devo fare Vedi Mattia, se faccio così ti tocco, guarda. Dammi il cibo, vedi? Che bella questa cosa virtuale. Anche per questa... Allora facciamoci, aspetta, allora. Mi fai questa cosa? Possiamo. Cioè, tuo zio è meraviglioso, Bello, il bacio in diretta, virtuale. Il bacio a distanza, il bacio virtuale, perfetto. Tuo zio è meraviglioso a suonare. Il zio Roberto Fabriciani è un grande musicista. Davvero. Però potremmo anche inventare l'angolo in cucina con un po' di musica dal vivo. Sarebbe anche carino. Ora lo propongo, l'autrice, con un po' di musica. Ivana, quando ci sei, puoi un po' cantare. Non svegliamo. Non diamo consigli per gli acquisti. No, però a me piace anche con i nostri telespettatori magari creare qualcosa in diretta. Devo ammettere che quando sono a casa che cucino... metto sempre della musica in sottofondo. Che musica metti? Io classica. Classica, sì. Tu? Sì. Come dicevo? Tu? Ma io... Mi canti tutto. Io sono amante di qualsiasi... Basta, come diceva, ho avuto l'onore di conoscere in un breve scorcio Pavarotti una sera a una cena, perché c'era... E mi ricordo che diceva, la musica si divide in due categorie, quella bella e quella brutta. Lui non faceva... Una distinzione di sfumature, grigio, bene o bello. Io diciamo ci sono arrivato da lui perché conoscevo bene il cugino di Nicoletta, sulla sua compagna, quindi mi sono trovato una sera pure suonato con Pavarotti. Vabbè.
pensa. Pensa. Te. I fili conduttori. E vabbè. Allora, signori, ora sì. Andiamo ad aggiungere i pomodori ciliegini. Ma e dopo quanto? Ora mi hai fatto perdere il conto. Io. Ma lo vedi perché. Cioè, ascolta, allora facciamo male a dare delle tempistiche, perché sì. Ogni piano cottura ha. Hai ragione. I forni hanno un determinato, cioè quelli che spingono più, quelli che spingono meno. Vai molto anche ad occhio, cioè quando vedi che la seppia comincia a prendere, diciamo, consistenza, è cominciata a incorporare la cipolla, comincia a essere, diciamo, a un buon punto di cottura, andiamo a inserire i pomodori ciliegini o datterino. Sempre però cerchiamo di mettere pomodorini freschi. Che... Senti, e come cottura invece c'è un piano cottura alto, un fuoco basso? No, allora io non amo mai fare la roba con i fuochi molto alti. Diciamo medio. Fine cottura magari uno gli dà una, come si dice in gergo, una abbronzata perché mancano sette minuti al piattamento, che sei magnato fra 7 minuti e hai paura di non mangiare. Esatto. Io ti vedo. Quindi c'è no, però è nei tempi, dai sono nei tempi, dai, ma sì. Quindi perché Matilde ha il vino, io no? Non ce l'ho il vino, l'acqua. Io l'acqua e perché acqua. Però che chic nel flute. Che chic. Io tutte le volte l'acqua nel flute. Nel che flute. Chic nel Diamo anche alla Matilde un goccino. Guarda, questo è il vino nostro del io nostro ora catering. Stomaco così vuoto, catering. Il vino, non, poi non rispondo di me, poi dopo qui da e non si fa. Io ve lo dico, lo fate voi. Cioè, ma tanto mancano 6 minuti. Sì, no, non mi date il vino adesso, per favore. Dai, un goccetto. Faccio finta. Un goccetto, dai. Allora, guarda, è un squale, puoi scambiare anche il bicchiere. Domani sul giornale, nota conduttrice di RTV38, li ha scambiati. No, non è vero. Già, zitta. Non sei brava però a fare le magie. Perché? E poi ti ho dato anche il suo non sono anche brava neanche a fare le magie. Beh, in cucina sono un disastro, meno male ci siete voi. Buono questo vino. Che vino è? Ora te lo dico. Bianco. Tu ricordi Albanese quando faceva tutti i lo diceva, è bianco. Però se era freddo era meglio. Amore. È freddo. A proposito, questo è un dettaglio. Per usarlo in cucina. Mai freddo. Ma scherzi, scusa, passi da una pietanza. Ecco perché fanno schifo no, le cose. No. Metto il bicchiere, mi alzo, metto il nostro bicchiere. Perché ora che non sapranno mai che cos'è. Ha messo quello con l'acqua qua, ve lo dico io. Sì, ci sono. E adesso arrivederci praticamente. Ah, bene. E ciaone. E ciao. Allora, intanto quanto devono cuocere questi? Guarda, di 2 o 3 minuti, poi aggiungiamo la bietola. Ah, buono, vedi che già. Così, 2 o 3 minuti sei borderline. Guarda come viene bellino assalzato, lo vedi? Sì. Vediamolo, eccolo qua. Sì. Molto bellino, vedi? Io si potrebbe mangiare anche solo così. Come? Si potrebbe già mangiare così. Come zuppetta. Come zuppetta, no? No, io mangio triste, quindi a me. Mangi? Triste dicono, quindi le zuppette, le cose mi piacciono triste. Tanto. Mangio triste è bellissimo. Mangio triste, mi dicono. Pasteggia Xanas. Lei pasteggia Xanas. No, mangio triste perché mangio tutte cose che sanno di poco. No? Allora vado a mettere la bietola. Oh, a me questo piatto, la bietola, mi piace. È un po' troppo salutare, sembra. No. Ora, non è. No, è giusto, dai. No, a me quando c'è l'aggiunta delle verdure, no? Dico, ma ecco, non ma salutare. Troppo sano. Troppo sano. Così non sei proprio vegana come. No. Io vegano. Sono vegana. Io sono onnivora di tutto. Io mi ricordo di una che venne se voleva fare un matrimonio vegano. E a un certo punto mi disse, sì, ma vorrei l'angolo del Lampredottos. Che dissi? Mancano 4 minuti. Schifo, ma scusi, ma cosa c'entra l'angolo del Lampredotto con un matrimonio vegano? Mi disse, ma le mucche mangiano l'erba. Disse, va benissimo. Perfetto, signora, lei ha capito posto. Perfettamente sì. Che cos'è il vegano. Questa è la scusa di mio marito quando dice le verdure, beh, tanto la mucca mangia l'erba. Ecco, questa è la solita scusa un po' di tutti. E invece c'è il babbo di un mio amico che non mangia le verdure perché dice l'erba la mangiano i conigli. Ecco. Allora non li mangio io. Allora andiamo ad indorare, agliare 2 fettine di pane. Buono. Questo è facoltativo, cioè nel senso se poi non piace l'aglio. Ma si dice no, io le ricordavo la fettunta. La fettunta, si dice quello
con la fetta di aglio e con l'aglio e sale. Certo. E olio. Io lo faccio sempre, ogni volta che vado a cena fuori, ogni volta che quando andavo a cena fuori, quando si poteva nel lontano 2019. Nel lontano 2000, no, 2000 fino ma adesso 2020. Si può andare fino alle 22? Sì, 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 sì. Però ecco, diciamo, si fa un aperitivo piuttosto che una cena, perché io sono lenta a mangiare. A me piace mangiare lenta. Mancano 2 minuti e 44 secondi. Esatto. Però possiamo andare dalle 4 che lui fa la merenda fino alla sera alle 22. Esatto. Io faccio dei taglieri meravigliosi con la schiacciata calda. Inizia a impiantare perché mancano 2 minuti. Mancano 2 minuti e 30. Tranquillo. Tranquilli. Dammi altri 30 secondi. 30 certo. secondi. Mi state mette l'ansia. Non sono ansioso. Si mette l'ansia. Mi ansia. Veramente. No, guarda che bello. Veramente. Sì, guarda, un colore... No, ma in realtà abbiamo fame, capito? E quindi ci stiamo mettendo l'ansia perché vogliamo mangiare, tutto lì. Cioè, ma anche perché, sono sincera, anche tu hai il vino, dai, diciamo la verità, anche tu io poi non rispondo, cioè non rispondo più. Non con so il vino, ecco, così, cioè, mandarlo giù a stomaco vuoto fa un po' fatica. Ecco, appunto, quindi... Noi dovremmo. Quindi il sale è quanto basta. Può... Già messo, giusto. Anzi, guarda, ne riaggiungo appena un pochino perché ho messo la verdura, un po' di peperoncino. Avevo già messo, ne mettiamo un altro pochino, così Ivana stasera diciamo, c'ha le caldane. Caldane, Ivana, quindi a go-go. Guarda, ne ho avuto abbastanza questa settimana. Basta caldare. Basta, basta. Basta caldare. Ti voglio bene, però. Vai. Oh, guarda. E adesso andiamo a fare il piatto. Quindi va messo sopra tutto il sugo, giusto? Sì, la salsa. La salsa, sì. La salsa mi ricorda qualcosa però di passato. Sì, anche a me la salsa ricorda di passato. No, sì. Ragazzi, la salsa è salsa. Come lo chiami, Daniele? Come si chiama? Ho capito, ma tutte sono salse. Anche il ragù è una salsa ragù. Ma tutto salsa. Ognuno... Pignolo, mamma mia, come si offendono sti cuochi. Sono pignoli precisi. Madonna. Ah, fermi, che devo fare la foto, Infatti, guarda, aspetta, si fanno switch. Switch. Aspetta che io... Si è accesa anche la luce, come si spegne qui la luce. Bene, allora, foto. Oh, ecco qua, guardate la foto del piatto, meravigliosa, vai, foto fatta. Pazzesco. C'è l'assaggio, ragazzi. L'assaggio. Sì, come si fa, a distanza? Sì, così. Guarda, così. Così e andiamo. Un, due, tre, e il crostino venga a me. Siete già? Buono! Ma scusa, ci fai compagnia? No, io non mangio. Ma non è che non mangio, io non mangio mai davvero. Ma dobbiamo salutare, mancano allora. 5 secondi. Allora, aspetta un attimo, ricordiamo dove possiamo venire a mangiare. Qui. A Colonnata, piazza Rapisardi, in centro. Poi vedete questo meraviglioso Deor, vi aspetto. Domani dalle 7 a domani sera alle 8 e domenica dalle 7 a domenica sera alle 8. E noi verremo da te a trovarti per assaggiare questi crostoni. Un abbraccio, grazie. Vieni al TG. Tutti.